you see? The shave and the dollar. Siamo con Beppe Granieri, organizzatore e direttore artistico del Bitonto Blues Festival. Allora Beppe, sesta edizione del Blues Festival, grande lavoro alle spalle. Allora, ci devi dire che cosa succederà a queste tre serate. Queste tre serate ci sarà tanta bella musica. Ogni sera avremo dei gruppi diversi tra di loro come sound. Tutti faranno del blues ma con delle sfumature, chi soul, chi rock, chi ballads e chi rhythm and blues nelle tre serate. Questa sera, venerdì, ascolteremo un gruppo che arriva dalla Calabria, Eugenio Greco and the New Mississippi. Poi abbiamo da Perugia e dintorni Fabrizio Martins Gambo con i suoi Harmonica Friends e chiudiamo con Fabio Marza Band, un gruppo rock blues che arriva dal Piemonte con una bellissima voce femminile stile Janis Joplin. Poi domani abbiamo l'ospite internazionale da Chicago con l'istrione del blues italiano Matteo Sansonetto. Abbiamo i Black Cadillac Blues campani che arrivano da Caserta e mentre aprono i campani. Poi abbiamo da Matera il Respubblica, una bella formazione, bella tosta. Per fortuna esistono realtà come il Blues Made in Italy di Cerea a Verona e il South Italy Blues Connection di Matera, che sono dei raduni di artisti che arrivano da tutta Italia. Io ogni anno sono presente come Bitonto Blues Festival, sia come espositore che come direttore artistico alla ricerca dei vari talenti italiani. E parecchie edizioni sono frutto di ricerca e di artisti che passano da queste manifestazioni, da questi raduni. Quindi devo dire grazie a loro, tant'è che sono partner tecnici del Bitonto Blues Festival. L'anno prossimo c'è già il cartellone scritto e lo presenteremo, l'anno prossimo sarà un'edizione tutta al femminile, quindi tutte band al femminile, con un tributo ovviamente alla mitica leggendaria regina del soul e del rhythm and blues Aretha Franklin. C'è già il cartellone chiuso per il 2020 perché... C'è anche tuo figlio che hai mandato in America a vedere un po' ste robe. Lui ci è andato per studiare, però è andato anche lui nei club a Chicago e mi ha portato dei CD autografati di alcune realtà locali che vogliono venire a Bitonto, perché non ci crederai o non ci crederanno i vostri ascoltatori e telespettatori, ma soprattutto a Chicago il Bitonto Blues Festival è quotato, ci vogliono venire in tanti. Queste sono piccole soddisfazioni che al di là di un riscontro economico, di sicuro non il mio, economico riguardo le spese, però sono belle soddisfazioni che lasciano il segno. Senti, se vogliamo trovare informazioni c'è un sito. C'è un sito sul quale è stato fatto un bel restyling grazie agli amici di Comma 3, ovviamente www.bitontobluesfestival.it. Trovate tutto, dalla prima edizione, video, foto, memorabilia, poi c'è la pagina Facebook con tantissimi iscritti, c'è il gruppo Bitonto Blues Festival su Facebook, ci sono i social come Instagram, curati dal grande comunicatore amico che si occupa dell'ufficio stampa, Savino Carbone, vostro collega. E niente, poi vi invito a venire qui in piazza a sentirci. Dovrei ancora ricordarmi la formazione di domenica. Guarda, te lo chiederemo domenica quando veniamo a fare l'ultima intervista, tranquillo. Vabbè, dai, ok. Non me ne vogliono gli amici musicisti di domenica, ma sono cotto. Tranquillo, ti lasciamo al tuo lavoro, grazie per l'intervista. Grazie a voi.